E bella a tutti ragazzi, e bentornati in questo mio nuovissimo video unboxing. Scusatemi. Allora, oggi sono andato all'Esselunga e avevo i bollini della collezione Pantone dell'Esselunga. E mi sono preso questo. Come potete vedere, praticamente sono le cuffie a stereo. Scusatemi che è il catarro. Dicevo, ho preso le cuffie a stereo, la Pantone, con il collegamento Bluetooth. Adesso vi faccio vedere tutto il contenuto. E niente, oggi sono qui in questo video per aprire insieme a voi. Scusate. Oh, aspettate. E me la farò con un taglino. Allora. No, ma no. Tagliamo. Adesso mi devo usare il taglino. Cerchiamo di togliere l'etichetta. Scusatemi. Adesso cerchiamo di togliere l'etichetta. Allora. Ok. Adesso li apriamo, li ammazziamo insieme a voi. Vedete, qui c'è una scatola. E lasciamo qua. Ta-da! Il packaging dentro si presenta. Scusatemi. Dicevo, il packaging si presenta praticamente così. Allora, qui c'è una busta di plastica. Ho detto, vediamo cosa c'è. Allora, troviamo dentro un filo con il doppio jack. Nel caso se vogliamo collegare il cellulare, e un cavetto micro USB, non so se si riesce a vedere, sì, penso di riuscire a vedere, micro USB e USB di tipo A. Di nuovo. E qui abbiamo il pezzo forte. E tadan! Allora, il cuffie patente si presentano in questo stato, qui c'è patente il sensore accendo o spegne, ok? Adesso penso che siano già accesi. E adesso prendo un altro cellulare e li testiamo insieme a voi. Allora, useremo il mio Honor Navelite, che era l'ex telefono di mia nonna. Aspettate un attimo che sistemo un po' di cose. E dopo parliamo insieme a voi. Scusatemi. E questa è colpa della regia. Comunque, tranquillità, mi vedi che sto benissimo. Non ho sintomi particolari, sono negativo. Se mi chiedete se ho fatto i tamponi, ho già fatto e sono negativo. Allora, dunque, impostazioni. Adesso qui dovrebbe esserci il pulsante dell'attivazione di Bluetooth. Adesso noi andiamo su, qui, con il suo dispositivo. Su Bluetooth. Mi dovrebbe essere risultato. Adesso aspettiamo un attimo che ho tantissime cose che non so neanche quale diamine sia. Aspetta un attimo. Ok, accendiamo. Allora, dice dispositivo indossabile. Adesso proviamo a avvicinarlo. Penso che praticamente non credo che siano così facile a connettersi tramite Bluetooth. Vabbè, comunque li proviamo tramite con il cavetto. E spero che praticamente c'hanno poi il microfono, così almeno riuscirei a fare usare queste cuffie per telefonare, fare un sacco di cose, eccetera, eccetera. Allora, li colleghiamo. Ok. Scusate, perché io dall'Android non sono partita abituata, perché io sono abituato a un Apple. Ok. Allora, adesso li proviamo. Li attacchiamo qua. Ok.
Oh, scusatemi. Aspettate un secondo soltanto. Ok, adesso li testiamo. Li testiamo insieme a voi. Ma adesso vediamo se riusciamo a fare qualcosa da questo maledetto telefono. Dato aspettiamo 2 minuti. Intanto che aspettiamo, allora qui dentro noi troviamo soltanto un troviamo il classico librettino dell'istruzione. Mi soffiato il naso, senti qua. Ok, l'ho dovuto riavviare perché praticamente c'è qualcosa che non va. Ok, tanto se riuscite a vedere, se mi chiedete, è un orno, è il vecchio orno di mia nonna. Come dicevo, tanto che aspettiamo che sia via, qui abbiamo il classico libricino di istruzioni della Pantone, con cui spiega, vedete, tutte le istruzioni, eccetera eccetera. Single. Scusatemi. Allora, intanto faccio il avvio all'Android, in che modo che riusciamo a partire a usare. Allora, di qua adesso possiamo, in tal caso adesso possiamo indossare le nostre cuffie e iniziare. Allora, di mettere un video a caso da YouTube. Scusate intanto, è il catarro. Allora, come dicevo, adesso vediamo un video a caso su YouTube e praticamente vediamo, testiamo praticamente se ce va. Allora, in tal caso metto un video del mio canale, comunque quello che sia, in caso metto tipo questo. Allora, dovrei dire che la qualità delle cuffie ci sta benissimo e ve lo straconsiglio. Se volete acquistare anche voi all'Esselunga, cioè batterie offerta con 30 bollini, lo pagate 15 euro. Se volete comprarlo normalmente sempre ai bollini, vi costa ben 90 euro. In tal caso io l'ho comprato con i bollini, e dovrei dire che la qualità è ci sta bene. Direi che da un voto 10. Purtroppo per i Bluetooth non sono riuscito ad attivare, perché su Android non è molto, come dire, facile fare. E vabbè, poi intanto mi metterò a parte e poi proprio avanti vedo se riuscirò. Bene, questo video finisce qui, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, iscrivete al mio canale e attivate la campanellina, diciamo pulsate iscriviti che è gratis, per non perdere nessuno dei miei altri video. E niente, da me, da queste cuffie qui da Pantone, ci vediamo a un prossimo video e ciao!